Il Taekwondo è un'arte marziale antichissima, nata e sviluppatasi in Corea. Dal 1988 è anche sport olimpico e vede l'Italia primeggiare tra le molte nazioni che concorrono alla conquista dei titoli più ambiti. Icarus ha accompagnato la rappresentativa azzurra nella patria di questa disciplina, in occasione dei recenti campionati del mondo. Ciao amici di Icarus, mi chiamo Mauro Sarmiento, pratico il Taekwondo, arte marziale coreana. Sono vice campione olimpico dell'ultima edizione olimpica di Pechino e gareggio nella meno 80 kg. Adesso vi spiego brevemente che cosa significa Taekwondo. È una parola che si divide in tre ideogrammi. La prima parte, Tae, vuol dire arte, Won, pugno, e Do, calcio, quindi arte del pugno e del calcio. La nostra divisa si chiama Dobok e a differenza degli altri sport da combattimento abbiamo la chiusura tipo maglietta, mentre invece negli altri sport da combattimento hanno la chiusura tipo giacca. La cintura ha un significato particolare perché comunque in campo internazionale bisogna essere per forza cintura nera, è un grado che si raggiunge con il passare degli anni. Una volta arrivati a cintura nera poi ci sono dei dan, che ne sono 10, e ognuno rappresenta l'anzianità nel Taekwondo e nel mio caso io sono cintura nera di secondo dan. Il Taekwondo è uno sport veloce e spettacolare. Elevazione, potenza, rapidità, capacità di adattamento e di lettura dell'incontro. Tutto concorre a formare un atleta pronto a vincere. È un percorso lungo e complesso che porta al quadrato, dove vige una sola regola: segnare un punto in più dell'avversario. Per chiarire l'assegnazione dei punti bisogna dividere il corpo in due zone differenti, il tronco e la testa. Tutti i calci che vengono portati sul tronco valgono un punto, tutti i calci che vengono portati sulla testa, ricoperta dal caschetto, valgono tre punti. I calci con rotazione, quindi una rotazione dorsale del tronco durante l'azione senza soluzioni di continuità, valgono un punto addizionale, quindi da un punto si passa a due, e tutti i calci con rotazione che invece colpiscono il casco, sempre senza soluzione di continuità, valgono quattro punti, quindi a tre punti se ne aggiunge uno. I punti vengono registrati tramite un sensore posto sui calzari. Quando il calcio colpisce l'avversario nelle zone valide, un altro sensore registra il colpo. Il pugno deve colpire la corazza in maniera che l'atleta che lo subisce dimostri fisicamente di aver subito il colpo. In quel caso però, non essendoci il sensore sul pugno, il punto viene dato dai giudici di sedia che con un pulsante assegnano il punto all'atleta che ha colpito con il pugno. In una singola giornata, ai campionati del mondo, un atleta può arrivare a disputare anche 5 incontri nella strada verso il titolo. Non c'è tempo per recuperare energie fisiche e mentali. Per diventare campioni, bisogna essere sempre pronti a combattere. Un incontro di Taekwondo dura 6 minuti e i 6 minuti sono divisi in 3 round da 2 minuti. Da un round all'altro c'è un recupero di un minuto, dove tu vai dal coach, riposi, insomma, bevi, recuperi. Caso che si arrivi al quarto round, poi c'è il golden point. Il primo che mette il punto vince. Con oltre 100 nazioni rappresentate, gli avversari variano di continuo, ma ce ne sono alcuni che sono particolarmente difficili da battere e che si ripresentano spesso lungo il cammino per la medaglia. Io nella mia categoria sostanzialmente non temo nessuno perché comunque ci ho combattuto con tutti, però atleti che preferirei evitare sono oggi il coreano perché gioca in casa. Poi comunque gli iraniani sono sempre atleti ostici, hanno una buona scuola, quindi sono sempre molto duri da battere. In questi campionati la sorte ha opposto a Mauro proprio gli avversari più temuti. Ma conosceremo meglio le difficoltà del cammino di Mauro e le particolarità di questo sport nella prossima puntata di Icarus.